Tita insieme a noi dunque mister Alessandro Del Maida. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera a voi. Dunque mister, il risultato è stato sicuramente pesante in cronaca, però il nostro Guido Lagatta diceva ci sono comunque delle buone individualità nel Maida, insomma cos'è che non ha funzionato e cosa non sta andando in generale in questo momento, perché c'è qualche difficoltà almeno classifica alla mano seppur dopo quattro partite. Ma la difficoltà sta essenzialmente nel fatto che purtroppo stiamo pagando, anche se non è una giustificazione, troppe assenze, molte delle quali concentrate nello stesso reparto, quindi non è facile per una rosa come la nostra, che non è particolarmente numerosa. Poi dopo 10 minuti anche oggi abbiamo perso altro centrale per infortunio, e quindi in questo momento stiamo un po' pagando anche la sfortuna da questo punto di vista. Per la partita devo dire che nonostante tutte queste difficoltà è condotto da parte nostra sicuramente in maniera più positiva, insomma subendo non particolarmente la forza della squadra avversaria, che insomma riconosciamo essere una squadra sicuramente da primissime posizioni, però primo tempo sostanzialmente equilibrato, sbloccato solo all'ultimo minuto del primo tempo stesso su un calcio d'angolo. E poi secondo tempo insomma abbiamo reagito subito bene, abbiamo avuto sui piedi la palla dell'1-1, il loro portiere ha fatto un grande intervento e poi su un successivo calcio d'angolo abbiamo preso il 2-0 e lì purtroppo ci siamo un po' spenti. Disuniti. Questo sicuramente è l'aspetto meno positivo. Però adesso dobbiamo sicuramente recuperare qualcuno dei tanti assenti e sono tranquillo e fiducioso che riprenderemo molto presto la marcia, a cominciare già da domenica prossima, dove per noi i 3 punti cominciano ad essere vitali. Mister, lei prima diceva le assenze non vogliono essere un alibi, tra l'altro sia diciamo nei post partita, sia chi vince che chi perde dice abbiamo perso avendo tanti assenti o anche abbiamo vinto nonostante le assenze. Quanto ha inciso, quanto sta incidendo questa ripresa dopo circa un anno e qualche mese di inattività quantomeno delle partite, perché comunque non si può far finta di nulla, la promozione lo scorso anno è come se non fosse partita, il Maida tra l'altro viene dalla prima categoria addirittura che ha giocato ancora meno. Esatto, lei ha fatto una considerazione giustissima, io mi risulta anche che tante altre squadre stanno avendo problematiche di tipo muscolare, noi purtroppo oltre a quelle ne abbiamo anche altre a carico di articolazioni abbastanza gravi, ma sicuramente gli infortuni tipo muscolare hanno dal mio punto di vista una risposta nel lungo periodo di inattività, perché poi dopo un anno riandare subito con i giri giusti, la tensione giusta anche da un punto di vista muscolare purtroppo se ne può risentire, noi lo stiamo pagando unitamente come dicevo anche ad infortuni gravi anche insomma a carico di articolazioni, ma l'inattività purtroppo sta avendo una grossa incidenza da questo punto di vista senz'altro. Sì, anche perché c'è una grande differenza tra l'allenarsi e non giocare e l'allenarsi finalizzando a una prestazione agonistica. L'ultima domanda ovviamente la devo fare sul prossimo turno, perché sicuramente chi vi verrà a trovare non è come dire un avversario facile, perché la Juvenilia fino a questo momento è tra le protagoniste di questo campionato ed è anche una squadra molto esperta di questo campionato, quindi non propriamente un avversario morbido per tentare la ripartenza mister. Ma sicuramente il nostro calendario, soprattutto nella parte iniziale, non è stato dei più fortunati, ma per noi deve fare poca differenza. Noi adesso dobbiamo ricompattarci, ricaricare le pile, sperare di recuperare qualcuno, ma a prescindere da tutto questo, come dicevo prima, non dobbiamo guardare chi possa essere o meno l'avversario, ma il nostro obiettivo assoluto e prioritario è riprendere a muovere la classifica in maniera pesante, per cui non possiamo prescindere da questo, a prescindere da tutto il resto. Bene mister, grazie per essere stato con noi e alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.